Partiamo subito con l'unboxing di oggi. Sono stato a Walmart e a Dollar Tree. Dollar Tree dopo. A Walmart ho preso questo girello con tutte le spezie, che andiamo subito a fare un unboxing, perché spezie ne abbiamo comprate un sacco, però non sappiamo più dove metterle. Allora mi sono detto, ci vuole un porta. Il problema è che non sono vuoti, sono, quindi c'hai altre spezie. Quindi alla fine non abbiamo risolto il problema, però questo qui ti offre le spezie e fornitura gratis per 5 anni di spezie, quindi non devi comprare più spezie. Però voglio vedere come funziona la roba. Abbiamo il girello. Spice card. For speed, price, post, fill the instruction on the free spice registration card. Dov'è la registration card? Non c'è! È nocciolato! Guarda che bello! Allora, di spezie che sono incluse, ci abbiamo. Allora, celery salt, che è sale al sedano, famosissimo. Basilico. All natural. Poi abbiamo menta. Bisogna togliere il cosino, però pensavo che si poteva sentire un po'. Poi abbiamo prezzemolo, maggiorana. Voglio sentire sta cacchio di maggiorana, com'è che si sente sempre. Noi grandi chef la mettiamo sempre da qualche parte. La famosissima maggiorana. Sembra te. A posto. Poi questo coso costava $24. Poi c'è Herbs of Providence. Questo non so cos'è. Sembra che ci sia dentro. Buonissimo. Poi abbiamo origano, abbiamo season salt, sale. Sale però con dentro non so qualcosa. Italian seasoning, ci sarà dentro un po' di tutto. Poi abbiamo rosemary, ok. Pizza seasoning, un po' di tutto per la pizza. Poi abbiamo fennel seed. Questo qui sono semi di finocchio. E adesso sentirò la puzza, ma è una delle spezie che non mi piace molto. Chive. Chive l'ho già sentito, non me lo ricordo. Sentiamo. Chive. Non mi ricordo la traduzione. Chive cos'è? Giusti, Google la chive. Forse sono quelle tipo cipolline. Chives. Poi abbiamo bay leaves e alloro. La voglio sentire. Mm.
Ma fammi la traduzione. Wiki. Oh. Allora, per favore. Erba cipollina, sì, secondo me. Sì. Ok. Quella va bene nella zuppa vietnamita che dobbiamo fare. Abbiamo preso anche i spaghetti di riso. Allora. Poi abbiamo a scacchio di finocchio. La merda! Ciuschi! Ma porca puzzola, l'aria condizionata! Poi, e per finire abbiamo coriandolo. Ma come? Il coriandolo è così? L'altro giorno uno mi diceva che il cilantro in Italia viene detto coriandolo. Ah, sale grosso. Questo coriandolo è tondo. Ho perché sentire la puzza. Non mi sembra coriandolo. Buonissimo. Poi adesso vediamo com'è la situazione. Ovviamente il coriandolo lo possiamo anche mettere da un'altra parte. Se non è finito. Olè. Perché noi possiamo far vedere adesso qui che abbiamo uno stracasino di altre spezie. Abbiamo il cumin, il curry, il cajun, il chili. Quindi per dire, comprare questo non è servito a niente, ci siamo riempiti ancora di più. Il sage è la salvia, red pepper, noce moscata, pepe, true lemon per il pepe, no, per il, la ricettona del pollo al pepe e limone, il dattil salt, dattil è un peperoncino piccantissimo, abbiamo ancora un curry, questa è la grande new entry, il batrab, guarda che bella lì, il maialino, questa qui si mette sulla bistecca. Abbiamo un po' di rosemary, possiamo metterlo dentro lì. Abbiamo pepe, paprika, cloves, che sono i chiodi di garofano. Comprato giusto per sentire la puzza orrenda che fa il chiodo di garofano. Questo qui è il prezzemolo, questo è l'origano. E poi abbiamo anche la mostarda. Ah, poi abbiamo anche il cinnamon, cannella. A posto! Come possiamo vedere abbiamo praticamente... incasinato ancora di più la zona spezie. Comunque continuiamo con il nostro unboxing di Walmart. Preso questi per 99 cents che possono sempre servire. Poi abbiamo un nuovo mulinello per andare a pesca. Aia. Mi sembra abbastanza bellino, costava solo 10 dollari, allora l'ho preso. Perché io avevo il mulinello, quello professional, no? Grosso così, orizzontale, non so come si chiama. Che quello lì secondo me funziona solo se sei sulla barca, lascia andare giù. Cioè se devi lanciarlo si incasina sempre, sempre. Invece questi per lanciarli. Comunque 10 dollari, mi sembra una fortuna. Infatti ne ho presi due. Guarda che belli. Poi ho preso pescetto per pescare, questi vanno benissimo, l'unico problema è che li ho persi tutti, altro pescetto e altro pescetto, tre diversi pescetti, che funzionano benissimo, ho sempre pescato di brutto. Poi ho preso la lenza, questa non è quella di nylon smicchiolata che c'hanno tutti, questa è di fibra, questa è testato fino a 20 libbre, quindi molto resistente e secondo me questa è anche meglio perché
Quella lì di nylon mi fa l'effetto attorcigliato, non mi piace. Questo dovrebbe essere molto meglio. Costa qui $13, quella di nylon costa 2. Ti dico solo questo. Ma quella di nylon proprio mi aveva scassato. Poi invece abbiamo preso anche sta teglia Walmart per fare delle magicissime crostate di frutti. Una pirofila. Poi invece Dollar Tree spugne, dove tutto costa $1 per quelli che non conoscessero. Questo pellicola trasparente, carta da forno, zipper, alluminio, caramelline, questo polvere. Poi entriamo nel vivo nelle cose belle. Abbiamo preso pizzicotta, guarda che bello, no, questa non è pizzicotta, questa è pelosetta. Ci abbiamo pelosetta e zampetta, bellissime. Queste servono per fare gli scherzi al lavoro. Poi abbiamo, dove è finito? Vabbè, delle cose. Ecco. Questo per fare le foto da bimbo minchia allo specchio. Proviamocela subito. La retina da rapper. Si può usare anche per fare delle rapine, eh. Ma è una calza. Ce ne sono due. Due retine. E basta. Andiamo a vedere come diventi. Stranamente molto bello. Bonnets e nylon. E basta, questo è quanto. Poi altre cose che ho preso, niente di che. Basta. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.